Ciao tu vicine, video review, è un po' che non ne faccio uno, quindi ne approfitto e vi faccio vedere le ultime cose che ho raccimolato. Prima di tutto vi voglio dire che avrei in realtà tante cose da dirvi, ma non me le sono scritte, quindi non me le ricordo. In alcune mi hanno chiesto le vincitrici del concorso che avevo fatto qua su YouTube, quello per un anno sul tubo. E come avevo già spiegato, avrei fatto l'estrazione sul blog perché non avevo tempo di girare un video in quei giorni e quindi vi lascio il link qua sotto nel box informazioni nel caso perché due ragazze delle tre non mi hanno ancora contattata. Quindi vi lascio qua sotto e andate poi a vedere sul blog i nomi delle vincitrici. Ho fatto così perché non cambia nulla, vi ho fatto vedere comunque tutti i passaggi facendo le foto al desktop, quindi non avendo avuto il tempo per fare un video e voi tutte mi chiedevate subito i risultati e tutto, le vincitrici l'ho fatto di là nel giorno stesso in cui era finito praticamente il concorso. Intanto, quando, come magari alcuni di voi si ricorderanno, avevo un'amica che era entrata nella casa del Grande Fratello. Cristina, quella biondina pazza con i capelli corti, e in tantissime su Facebook, anche su Twitter, mi avete chiesto se sapevo che colori utilizzava per il fondotinta per i rossetti. Vabbè, inutile dirvi che più volte ci siamo truccate insieme anche quando eravamo più piccoline. Però io ora non so che cos'ha lei nel suo beauty. Oltretutto, prima di entrare le hanno fatto togliere tutti i colori, tutti i numeri, a parte di alcune cose perché non dovevano essere evidenti, quindi molte cose non se le ricorda. Quindi le ho chiesto di guardare perché 4-5 mi avete chiesto il colore del fondotinta perché lei ha la pelle molto chiara e quindi mi avevate chiesto assolutamente di chiederle che tipo di colore usava, che tipo di fondo. Apro parentesi, vi farò presto anche la review sui fondotinta liquidi, che in tante poi mi avete chiesto dopo il video che ho fatto sulla base invernale. Ve l'ho promesso, appena riesco, ne sto ancora provando alcuni e voglio capire bene sulla mia pelle, nel senso per quanto riguarda la mia opinione personale, quali mi piacciono, quali mi convincono. Alcuni ce ne sono due o tre, mi convincono ancora poco, quindi voglio dargli un'altra opportunità e poi dopo insomma ve ne parlerò in modo più chiaro. Comunque, ritornando al discorso Cree, le ho chiesto il rossetto che aveva utilizzato l'ultima sera, nella sera in cui è uscita poi dalla casa del Grande Fratello, perché tipo in 50 mi avete scritto: Roby, chiedile che rossetto si era messa, era un rossetto rosso, molto 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 coprente. Lei si trucca molto le ciglia, proprio tanto, cioè proprio si dà tipo 3 o 4, cioè si trucca molto le ciglia, magari pochissimo la palpebra, e quindi va di rossetto. Casomai vi metto una foto, vi metto un link per una foto. Allora, siamo andate, quando l'ho vista a Milano 2 o 3 settimane fa, siamo andate dentro da Sephora, gli ho detto: Cri, fammi vedere qual è, perché così almeno glielo dico perché continuate tutte a chiedermelo. Allora, il nome è Lancôme, quindi è di Lancôme Absolu Rouge. L'Absolu Rouge è la linea, la collezione dei rossetti, il numero 134 Idol. Me lo sono scritto. Comunque fa parte della linea l'Absolu Rouge e il numero 134. È un bel rosso che però in realtà è un rosso che secondo me è dentro un pochino di arancione, non è un rosso come quei rossi che hanno dentro il blu, che sono molto scuri. Molto bello. Allora, iniziamo. Vi mostro subito le cose che ho acquistato da Essence, che sono questi due qui, che sono due blush della nuova collezione, credo, dei blush e della collezione continuativa. Sono il 30 Secret It Girl e il 10 Adorable. Allora, vedete i colori. Sono questo qui, è un pescato. Molto carino, ce l'ho addosso. E questo qui invece è molto molto più tenue ed è l'Adorable ed è un rosa particolarmente chiaro che secondo me va bene quando andate a fare quei trucchi molto molto chiari di incarnato e con i rossetti belli potenti, cosa che va molto quest'inverno. Quindi per dirvi, per farvi un esempio, come questo qui di Pupa,
quello dell'ultima collezione, o altri rossetti che vi ho mostrato comunque in altri video, che sono belli coprenti, belli scuri, tipo quei viola, quei vinaccia scuri. Altra parentesi, in tantissimi mi avete detto perché non fai come le altre volte l'interpretazione della collezione, quella di Pupa che vi ho fatto vedere in anteprima sul blog, vi lascio il link sempre qua sotto. Non ho avuto ancora tempo, però la farò come ho fatto in tutte le collezioni da un anno a questa parte. E quindi vi parlerò insomma tutto là, adesso non sto qua a dirvi anche altre cose. Poi ho preso questo qui di Essence, che è un rossetto di quelli della nuova collezione, li ho già fatto fuori la punta, e ho preso questo rosa perché in realtà è un rossetto molto molto idratante che colora leggermente le labbra, però le ammorbidisce tantissimo ed ha anche un pochino, a parte il profumo che è una cosa buonissima, dà un leggero colore, un leggero colorito e ha un pochino di glitterini, cioè proprio una cosa infima, come vedete. Io adesso l'ho tolto e quindi nel momento in cui andate a darlo andate sia a idratare le vostre labbra che a colorarle leggermente, però senza fare una cosa pesante, quindi secondo me da giorno è adattissimo, infatti io lo lancio in borsa e lo utilizzo spesso. Poi rimaniamo Essence, poi passiamo agli altri. Ho preso questa qui più che altro per curiosità, che fa parte della linea Pure Skin ed è il 2 in 1 anti-spot cover stick pen. Allora, da una parte avete il correttore verde, vedete, a punta, quindi a precisione, e dall'altra il correttore. Ci sono, mi sembra, diversi colori. Io ho preso il 2 Sand perché, vabbè, andava abbastanza bene e poi era rimasto solo questo. Però lo volevo provare e vi dirò che non è male per niente. Se avete particolari problemi da coprire, particolari brufoli, particolari discromie, può essere un buon alleato. Poi sono uscite queste palettine qui, che io ne possiedo, credo, tutte. Quelle di Essence sempre. Questa qua è la 02 Chic Ifi, non lo so. Comunque adesso vi faccio vedere, è scritto così. E ho scelto questa in questi colori perché la trovo molto carina e soprattutto sono colori che possono giocare insieme molto facilmente e potete fare con una sola palette diversi tipi di trucchi, dai più leggeri al più bello scuro, pesante. Poi ho preso questo che fa sempre parte di quelli nuovi della nuova linea che è appena uscita, che questo qua sempre fa parte della linea continuativa, It's My Party, ed è uno di quelli con effetto matte. Ve lo mostro. Vedete che non è assolutamente glitterato, shimmer, non ha niente. Ed è molto bello perché questi qua di questa linea sono molto coprenti. Addirittura, guardate, sto provando a toglierlo con il fazzolettino e non se ne viene. Ho preso questo che l'avevo già e l'ho riacquistato perché l'avevo finito, che è il Lash and Brown Gel Mascara. Può essere utilizzato sia sulle ciglia che sulle sopracciglia. Io lo uso soprattutto quando vado che devo, cioè non mi voglio truccare, quindi non mi sono minimamente truccata, magari tipo esempio palestra, e me ne do un pochino sulle ciglia per tenerle, diciamo, in ordine. Potete farlo in alternativa con i prodotti tipo quelli, il Double Seal di Mavala, che io sapete che ho utilizzato per un lungo periodo e mi è piaciuto tantissimo, che è un gel curativo praticamente per le labbra, e l'olio di ricino. Quindi poi insomma, una volta svuotato questo contenitore, potete riempirlo anche con del semplicissimo olio di ricino e andare ad utilizzare lo scovolino per andarlo a dare alle vostre ciglia e quindi automaticamente curarle nello stesso tempo in cui magari andate a dare una cosa trasparente, comoda per quando andate in palestra, piscina, anche quello che volete, magari se state su con la testa, tipo io facevo acqua gym, non mi truccavo, però le ciglia, non mi truccavo gli occhi, magari mi davo proprio una leggerissima passata di matita sotto, però questo qua me lo davo sempre perché mi piaceva vedere l'occhio un pochino in ordine, soprattutto per quanto riguarda le ciglia, tanto non mi bagnavo la faccia, quindi a me non cambiava nulla. Poi ho preso questa qui che è una matita per le sopracciglia. Io sapete che utilizzo da tanto, no? Perché
l'ho finita in pochissimo tempo. Questa qua è quella di Benefit ed è light to medium. È talmente morbida che praticamente ogni volta che la utilizzate dovete fargli la punta. E sinceramente era lunga così e l'ho già finita. Quindi per quello che costa, sinceramente è stata ottima, però mi ha un po' deluso perché veramente finisce subito. Quindi ho deciso di optare per altro. Visto che comunque siamo durante l'inverno, la cosa buona di questa matita era che era molto molto morbida. Il problema è che appunto cioè, la finite veramente in un lampo. Penso che vi farò comunque un articolo, un post sul blog per quanto riguarda le matite per le sopracciglia, perché soprattutto per le ragazze che hanno le sopracciglia chiare. Secondo me è molto più difficile trovare delle matite per le sopracciglia che vadano bene rispetto alle ragazze che magari sono more o sono castano scuro e che quindi hanno più facilità a trovare matite di quel colore. Io ho fatto un giro, ho guardato anche da Kiko, ho guardato un po' anche in profumeria. Ne avevo una di Shiseido, mi ricordo, che non so dove ho messo. Ah, è qua. Però è questa qui. Comunque ve le mostrerò tutte sul post che vi farò con anche le foto dell'applicazione sulla mano. Questa qui mi piace, però è, vedete, un colore adatto al mio tipo di colore, però è troppo dura, è veramente una cosa, cioè io odio le matite dure per le sopracciglia perché nel momento in cui le andate ad applicare, per far sì che colorino, dovete sì disegnare, ma premere anche un pochino. Quindi mi piace una giusta via di mezzo. E la giusta via di mezzo l'ho trovata a 0,99 centesimi, mi sembra, da Schlecker, che è una linea, vedete, è di questa marca qua che si chiama Basic, che è diversa dalla Beauty Basic Beauty, di questa linea qui che si trova invece da Limoni, perché tante la confondono. È un'altra cosa. Schlecker è una linea di supermercati, credo tedesca, e andate magari sul sito e vedete se vicino a voi esiste. Comunque so che si trova questa linea qua anche in altri supermercati tipo Acqua e Sapone, però dovete guardare. E costava 0,99 o 1,99, non di più, e è un colore quasi grigio, però è leggermente più scuro di quella di Benefit. Però visto che comunque mi sono scurita un pochino i capelli e visto che comunque siamo durante l'inverno, non è malissimo. Quindi diciamo che ho ripiegato in questa alternativa molto economica. Oltretutto anche il pettinino, quindi dopo che ho applicato vado a pettinare o prima pettino un po' se sono particolarmente in disordine e vado poi a riempirle. Passiamo alle cose che mi sono state regalate da un'amica che lavora per Avon e mi ha regalato questo che è uno dei nuovi lip gloss in questo colore molto molto particolare e mi piace perché non è il solito colore di lip gloss, ma è un colore un po' diverso. Ve lo mostro. Vedete, è un prugna, però non è nemmeno troppo scuro, nemmeno troppo coprente. E poi mi ha regalato questo qui, che è, non so come si dice, come si legge, quella lì è la linea, ed è la linea quella nuova anti-età. E questo qua dovrebbe essere un lifting eye shadow ed è un ombretto in crema effetto lifting. Allora io vedete che è di questo colore, tipo un po' dorato, leggermente madreperlato, molto molto bello, però io ovviamente sono andata ad utilizzarlo come base per ombretto. L'altro giorno lo applico, eccolo qua. L'altro giorno lo applico, vedete, diventa leggermente shimmer, però dà un bel effetto sul momento. Sull'occhio da solo mi piace, cioè tipo se non avete voglia di truccarvi o dovete fare delle labbra importanti va benissimo, vi potete dare solo questo qua, lo andate magari ad opacizzare un attimo con un po' di cipria, mascara, un po' di matita, rossetto e via. Però io l'ho utilizzato come base e come base vi devo dire che non lo so, non mi è piaciuto perché comunque a me, che non succede mai, mi ha fatto entrare un pochino l'ombretto nelle pieghette. Tant'è vero che siamo usciti e a un certo punto Fra mi fa: ma Roby, ma cosa hai fatto? Hai l'ombretto che ti rientra un pochino. Ho detto bene e niente, dopo ho bastato fare un attimo così con il dito e mi si è aggiustato. Poi sinceramente no, dopo ci ho fatto caso e non mi era più entrato nelle pieghette. Però è abbastanza grassa come...
come texture, è un bel dorato, cioè nel senso che vi dà un bel effetto da solo, però io eviterei di utilizzarlo come base perché per quanto mi riguarda mi ha dato questo tipo di problema perché appunto non ne ho dato tanto, ne ho dato veramente una piccola pennellata appena puntino così e poi l'ho distribuito. È carino, è carina l'idea nel caso in cui si voglia utilizzare come ombretto singolo, ma non mi è piaciuta come base. Cosa che forse non lo è, quindi per quello che si è scritto, quindi ombretto in crema va bene, però come base io lo sconsiglio. Poi questa qui che è la palette True Color Smoky Eyes, e in questi colori qua, e me ne aveva già regalata un'altra, sempre lei, sui toni del blue jeans, che vi avevo fatto il trucco blue jeans tempo fa, e niente, sempre comunque molto coprenti gli ombretti. Ve li mostro, molto scriventi e sono colori pastello, soprattutto questi due qua. E gli altri, anche il bianco, vi mostro che è molto scrivente. Vedete? Sono molto belli. Se non, cioè, se non dovete fare trucchi molto 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 particolari, secondo me sono ottimi anche da portare via perché in un attimo fate tutto anche con le dita se non avete particolari pretese. Poi mi ha regalato questo, che vabbè, questo l'ha preso perché sa che sono un po' fissata, soprattutto con le calzature, borse, quelle cose lì. E sul momento quando me l'ha dato ho detto, ma cos'è? E in realtà, guardate, si apre, c'è lo specchietto e all'interno c'è un set, un mini set di pennellini. Quindi che fuoriescono da qui, quindi voi praticamente lo dovreste utilizzare aperto, guardandovi e truccandovi, guardandovi nello specchio, quindi una cosa da viaggio. E ci sono questi 5 pennellini, vabbè, questo qui è un po' durettino, e quindi insomma, questo qua non è male per dare l'ombretto. Poi c'è la classica spugnettina, questo qua per le ciglia e sopracciglia, e questa qui che è una figata. Che è per le liner e vedete che è. Aspettate che c'ha. Oh! La plastica, ecco. Guardate quanto è sottile. Cioè, quindi, tipo, per dare le liner, questo qua credo che diventerà il mio pennello preferito perché è veramente veramente sottile ed è, a mio parere, molto buono, anche perché comunque è piccolino, quindi lo potete portare, facilmente via con voi, soprattutto se andate in viaggio. Questo è tutto, era la carrellata veloce degli ultimi prodotti che ho acquistato e che sto provando, che ho provato perché sapete che prima di farvi la review li provo magari anche per un mese e quindi magari ve ne ho parlato, ve li ho mostrati o vi ho detto la mia su Facebook, però poi non me ne sentite più parlare per un mese e ve ne parlo dopo. Perché comunque mi piace provare, riprovare e dargli una seconda, terza possibilità prima di bocciare o prima di dire una cosa negativa. Quindi, insomma, dovete avere un po' di pazienza perché sapete che io sono un po' pignola, soprattutto per alcune cose. Vi rimando al blog, che come sapete, ormai forse avete capito, aggiorno tutti i giorni con un articolo. Mi è più facile, mi è più veloce di fare un video perché purtroppo ultimamente avendo anche poco tempo non riesco a fare tutti i giorni dei video. Dove vi dico, o vi mostro, o vi faccio tutorial perché molto spesso in casa ho il circo e quindi non ce la faccio. Quindi vi rimando al blog e vi rimando anche al review che farò là sulle matite per le sopracciglia. Ci vediamo al prossimo video, ciao!